L'impressione che mi ha lasciato Persepolis è una maestosità inimmaginabile. Le dimensioni sono davvero fuori dalla dimensione umana. E nonostante il continuo passaggio dei turisti, sembra ancora respirarsi una calma e una tranquillità che appartiene, la calma e la tranquillità che apparteneva al luogo sacro. Non ci sono scene di guerra e questo è senz'altro qualcosa di singolare, ma la forza e il culto per il coraggio, per la guerra, per il confronto forte, duro, importante, trapela dagli scontri fra gli uomini e i tori, fra gli animali mitici che costellano le sculture. È senz'altro uno dei sogni della mia vita che si avverano così, vedere questa scalinata, questa serialità infinita di figure che vanno verso il re e salgono la piattaforma. Laura, questa città era stata costruita per impressionare i popoli? Sì. Io direi di sì, assolutamente. A me ha impressionato, io ero già impressionata dalle riproduzioni e lo sono. È ovvio, è necessario un volo di fantasia per immaginare i colori che dominavano, il nero, i rossi, gli azzurri, è necessario sapersi immedesimare nel fruscio, ricordare il fruscio delle vesti di questi dignitari che salivano, ma la scalinata è veramente qualcosa di incredibile. Ed è, oltre che un'opera d'arte, una testimonianza storica, un registro degli eventi, un registro delle persone, di quanto avveniva in questo luogo, appunto deputato solo alle cerimonie sacre piuttosto che alla vita quotidiana. E sull'Iran? Noto una diversità significativa nelle persone, sono senz'altro diversi dagli arabi, molto più cordiali, e meno fastidiosi, nel senso non c'è quella continua richiesta dell'offerta, i bambini sono molto discreti, insomma. Sono discreti, altrettanto comunque sono piuttosto perplessa, ovvero è veramente cordialità o è semplicemente una curiosità? Sì, questo è il mistero. La durezza delle montagne del nord, è bellissimo il tempio zoroastriano Takht el-Soliman, ed è un universo assolutamente da vedere, consiglio a chiunque fare un giro qua. E anche, è proprio il nord, c'è qualcosa di vero, di profondo. Questa è la Persia classica, quella che forse abbiamo sempre sentito o assorbito attraverso i racconti di Erodoto, Ctesifonte. Qualcosa di questa Persia già faceva parte del nostro bagaglio culturale. Il nord dei tempi zoroastriani, delle montagne, di quei confini fra Azerbaigian e Armenia e Iran, così, così ben controllati dai soldati, così aspri, appunto, quello lì forse è un segno intenso di un Iran e della sua diversità. Bene, grazie. A te.